Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di un po' di curiosità storiche per quanto riguarda le armature e parleremo in particolar modo dell'armatura medievale gotica e della sua controparte italiana. L'armatura gotica medievale tedesca e l'armatura rinascimentale italiana sono state contemporanee più o meno nello stesso periodo, ovvero nel 1500, e sono state le ultime due grandi armature pesanti prima di essere sostituite con quelle più leggere a causa del sempre più utilizzo delle armi da fuoco. Nonostante entrambe puntino a fornire un'enorme protezione al corpo e a proteggerlo completamente, tutte e due presentano alcune grandi differenze nel modo in cui di solito venivano utilizzate. Infatti, volevo che in questo video ci parlasse di quale tra queste due fosse la migliore. L'armatura gotica tedesca e quella rinascimentale italiana fornivano pari protezione alle braccia e alle gambe, proteggendole completamente. Ci sono tuttavia alcuni grandi dettagli che differenziano queste due armature. La prima è che l'armatura italiana tende ad avere un level design molto più liscio, mentre l'armatura tedesca tende ad avere queste linee che la attraversano completamente. Questo qui non è un fatto casuale e entrambi offrono alcuna maggiore protezione contro determinati tipi di armi. Le linee che attraversano l'armatura tedesca in inglese si chiamano flooring ed è una tecnica che ironicamente viene ancora usata in alcune bottiglie di bibite gassate con lo scopo di rinforzarne la struttura. Questa tecnica aumenta notevolmente la resistenza contro i danni da urto, senza tuttavia appesantire l'armatura, rendendola quindi molto più efficiente nel resistere ai colpi di mazze. Tuttavia, aumenta anche la debolezza contro i colpi di lance e di picche, visto che potrebbe essere che queste ultime non scivolino via come nell'armatura italiana, essendo liscia, ma bensì si incastrino tra le righe, in questo caso aumentando la potenza del colpo. L'armatura italiana, al contrario, presentava un level design liscio. Ciò rendeva l'armatura molto più resistente contro i colpi di lancia e di picca, ma anche di freccia e di balestre, visto che i dardi e i colpi tenderanno a scivolare lungo l'armatura e non a incresparsi su di essa come sull'armatura gotica. Ciò fa capire che questa armatura qui tendeva a essere utilizzata maggiormente a cavallo, visto che per un cavaliere erano proprio le lance e le picche nemiche a rappresentare il maggior pericolo. L'armatura gotica invece presentava un level design impuntato più che altro sul combattimento a piè dato, visto che per un cavaliere a piedi il maggior pericolo proveniva da un nemico armato di mazza. Potrete notare, l'armatura italiana presentava una grande asimmetria per quanto riguarda gli spallacci. Lo spallaccio destro era molto meno protetto rispetto a quello sinistro, sia perché si pensava che la maggior parte dei colpi nemici arrivassero dalla sinistra, sia perché ciò permetteva una maggiore agilità nel braccio destro e anche al cavaliere di poter brandire la lancia nel solito modo in cui la si usava per caricare a cavallo. Le armature per ora sembreranno pari, quella tedesca protegge di più contro le mazze, ma meno contro le lance, quella italiana invece protegge di più contro le lance, ma meno contro le mazze. Ed inoltre, magari è un po' meno resistente sul braccio destro, ma gli consente una maggiore mobilità. Ma c'è tuttavia un fatto che noi saltiamo. Per quanto riguarda la parte inferiore del corpo, quest'ultima è protetta da una piastra aggiuntiva. Nell'armatura italiana, questa piastra aggiuntiva veniva legata al petto con una striscia di cuoio. Quest'ultima, tuttavia, poteva essere facilmente tagliata o sabotata, mentre quella tedesca veniva legata con dei bulloni, quindi proprio vero e proprio acciaio, essendo quindi più resistente ai danni. Ciò fa anche capire, quindi ciò è un punto a favore dell'armatura tedesca. Passiamo invece ora agli elmi. Se per quanto riguarda l'armatura, quella germanica potrebbe essere un po' più avanzata grazie ai bulloni d'acciaio che reggono la piastra aggiuntiva a protezione del corpo, è un po' più indietro per quanto riguarda l'elmo. Infatti l'elmo tedesco, nonostante sia anche su un ottimo elmo, è un elmo a bigoncia. Come l'elmo italiano, l'elmo a bigoncia tende a proteggere interamente il cranio, tuttavia presenta alcune differenze che lo rendono molto meno efficace rispetto a quello italiano. Come potrete notare, l'elmo italiano tende ad avere un level design molto più allungato, ciò permetteva all'elmo di poter deflettere meglio i colpi orizzontali. Inoltre, molte volte era molto più allungato anche sul cranio e presentava anche una grande cresta. Questi ultimi due elementi permettevano di deflettere meglio i colpi dall'alto e di aumentare molto la resistenza. Inoltre, l'elmo italiano presentava, che ricordiamo si chiama elmo a celata, presentava molti buchi vicino al naso che permettevano una migliore respirazione. Tutti elementi caratteristici che mancavano completamente nell'elmo a bigoncia tedesco. L'elmo a bigoncia, nonostante fosse anch'esso ottimo, è molto inferiore rispetto a quello italiano.
Alcuni di voi potrebbero dire che da quella bigoncia si potrebbe vedere un po' meglio rispetto a quell'italiano, visto che molte volte i buchi per gli occhi tendono ad essere più grandi. Tuttavia si tratta di vedere un cazzo e vedere un cazzo più uno, quindi alla fine il risultato è sempre lo stesso. Quanto riguarda il risultato finale, la corazza italiana si salva più che altro grazie all'elmo. E devo ammettere che io sono un po' triste per questo dettaglio, proprio perché l'elmo a bigoncia tedesco, la corazza gotica tedesca in generale, è il mio level design di corazza preferita, tuttavia devo ammettere che quella italiana l'ha battuta. Sì, spero che il video vi sia piaciuto, se è così ne porterò ancora molti altri, anche perché generalmente questo genere di registrazione stressa molto poco il mio computer. Con questo caldo, il mio computer non è molto potente, una registrazione no normale finisce per surriscaldarlo. Così facendo riesco a portare dei bei video e anche a non surriscaldare troppo il mio povero computer. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti ragazzi!